in compagnia di Tabellino. Sì, la Paola, detta Tabellino perché l'unica cosa che sa veramente fare sono i calcoli. Con i numeri è fortissima, con la vita un po' meno. Com'è stato recitare in questo, far parte anzi di questo progetto, Tempo Instabile, con probabili schiarite però, attenzione, quindi sperando. No, guarda, io mi sono divertita tanto, innanzitutto è la seconda volta che lavoro con Marco Pontecorvo, che è un regista che stimo ed è un caro amico, davvero. E quindi ritrovarsi sul set insieme è bello, perché siamo due persone, come tutti quelli di questo cast, molto serie, ma che giocano, quindi giochiamo seriamente. E così è andata tutta la lavorazione, poi Lillo, Luca, John, Lorenza, sono tutti divertentissimi. Quindi ci aggiravamo per Pesaro, tentando di parlare pesarese, ascoltando tutte le possibilità, in una dinamica di provincia dove si vive benissimo tutto il tempo della lavorazione, e ci siamo proprio divertiti, davvero. Tu hai un sogno? Io ho tantissimi sogni, però dico sempre che i sogni non bisognerebbe dirli, perché sennò non si realizzano. Però nel film c'è questa scena che mi ha toccato, due personaggi parlano dei loro sogni e uno si rende conto che non ha più sogni. È tremendo se smette di sognare, è veramente tremendo. C'è già un turturro sul set con te? Com'è stato essere accanto a lui, recitare con lui? Un uomo affascinante, immagino. Incredibilmente affascinante, diciamolo. No, Gian Turturro è un mito per me, da sempre, e quindi io ero serissima con lui perché non volevo deluderlo, però mi veniva in mente Phantom di Zoan, mi veniva in mente Jesus, mi veniva in mente tutto quel mondo che io amo alla follia. E lui è una persona molto seria. Però vedi che ogni tanto gli passa nello sguardo una luce del genio, e anche quando improvvisa qualcosa di comico lo vedi proprio com'è, è quel mondo là che a me piace moltissimo, è un genietto, è veramente un genietto, oltre ad essere ovviamente un figo, diciamolo. Senti, siamo al B-Fest, cosa ne pensi? Mi piace molto perché, vabbè, io amo molto la Puglia, ho lavorato spesso qua e devo dire che si lavora proprio bene, perché anche la gente è pronta ad accogliere il cinema e spesso e volentieri ci hanno proprio aiutato, almeno io ho lavorato molto a Lecce nella permanenza, ma proprio tutta la città ci ha accolto, perché non solo nella lavorazione, tutte le persone che sono state coinvolte, ma anche, sai, vivi lì in una città che non conosci, però tutto il tempo della lavorazione sei lì, e proprio ti giuro, ma le persone carine che ti dicevano allora ti consiglio questo, vai lì, e quando ritorno, perché magari c'è un altro film lì, li ritrovo tutti, ormai siamo amici. Questa cosa è meravigliosa, e qui è la stessa identica cosa. Poi ieri siamo stati in questo teatro Petruzzelli, che è sconvolgentemente bello. E quando siamo saliti sul palco, cavolo, è enorme e meraviglioso. È speciale qui, mi piace. Oltre al fatto che c'è questo piccolo problema che la cucina è un attimino buona e quindi uno tende a mangiarsi tutto e torna con quei 2 chili in più. Ma vabbè. Allora, un saluto agli amici di Fanwick. Il 2 aprile, signori, esce Tempo Instabile con probabili schiarite. Ci andate?